Accordo siglato tra Regione Liguria e autorità di bacino dell'Appennino settentrionale. 10 associazioni insieme per il progetto Legami di inclusione sociale per persone senza dimora. Al via la raccolta fondi online per l'Emporio della Solidarietà e GOSP, giovane orchestra spezzina. In crescita per Trenitalia la soddisfazione dei passeggeri che utilizzano i treni regionali per lavoro, studio e turismo. Spezia calcio domani di nuovo in campo al Picco per il posticipo contro il Livorno. Buonasera, ben ritrovati a questa nuova edizione del TLS Giornale. Apriamo questa sera con una notizia di cronaca in arrivo dalle Cinque Terre, perché si è verificato un incidente ferroviario poco dopo le 16 di questo pomeriggio alla stazione di Manarola. Una turista di origini orientali è stata investita da un treno in transito e ha riportato numerose ferite alla gamba, con conseguente e copiosa perdita di sangue. Non ancora del tutto chiare le dinamiche dell'accaduto. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la turista si trovasse sul binario in cui transitavano i treni in direzione Genova e sia stata urtata dal convoglio e trascinata per alcuni metri. Il treno poi è stato immediatamente fatto fermare in galleria. La circolazione è stata sospesa in entrambi i sensi di marcia, causando notevoli ritardi lungo la tratta Genova-La Spezia. Solo dopo le 18 uno dei due binari è stato riaperto alla circolazione. Sul posto è intervenuto il personale del 118 e le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso. È stato necessario l'intervento dell'Eli Soccorso per il trasferimento della turista al San Martino di Genova. Ancora cronaca, una squadra di vigili del fuoco della Spezia è intervenuta nelle prime ore di questa notte per un incidente stradale avvenuto nel quartiere di Fossa Mastra all'altezza del Molo Ravano. Un 45enne all'incrocio tra viale San Bartolomeo e via Val di Locchi è andato a sbattere contro i pesanti New Jersey in cemento all'entrata del porto. L'urto è stato molto violento e la macchina si è ribaltata. Per estrarre l'autista e i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare alcuni minuti, quindi lo hanno poi lasciato alle cure del personale del 118. 10 associazioni che da anni lavorano in favore di persone che vivono in situazioni di grave marginazione sociale come i senza fissa dimora, la cooperativa Lindbergh, Un Buon Mercato, San Francesco Onlus, GVWIC Italia, San Giovanni Bosco, Centro di Ascolto Caritas, Associazione Nuovo Mondo, Hauser, Missione 2000, Croce Rossa Italiana e ADA si sono riunite per rispondere all'avviso di coprogettazione presentando un progetto congiunto dal titolo Legami, progetto di inclusione sociale per persone senza dimora. Sentiamo i dettagli dell'iniziativa nel servizio di Vimal Carlo Gabbiani con le immagini di Sergio Diofili. L'unione fa la forza, ancora di più quando si parla di solidarietà e aiuto ai più deboli. Sono 10 le associazioni del territorio, tutte coinvolte da anni in attività a favore di persone che vivono in situazioni di grave emarginazione sociale, che hanno risposto affermativamente all'avviso di coprogettazione per interventi rivolti ai senza fissa dimora promosso dal Comune della Spezia. Lo abbiamo fatto per razionalizzare intanto un po' tutte le forze appunto che mettevano in campo e allo stesso tempo anche per avere un monitoraggio maggiore sul territorio di quelli appunto che sono i senza fissa dimora. I numeri sono importanti perché comunque quando abbiamo emergenza freddo o emergenze particolari ci rendiamo veramente conto che i soggetti sono appunto tanti e importante appunto l'obiettivo che noi dobbiamo avere è quello che le nostre strade siano più possibile, non diventare la casa comunque di questi soggetti, ma trovare soluzioni alternative. La distribuzione di beni di prima necessità, ma anche la promozione di forme di accoglienza e di interventi socioeducativi di inclusione. Questo il cuore operativo del progetto Slegami, che sarà coordinato da un'associazione temporanea d'impresa con capofila la cooperativa Lindbergh. Quindi queste unità di strada saranno formate da personale sanitario, da personale volontario ed anche da educatori, quindi per dare anche un aspetto professionalizzante. Si integrano con un altro progetto che è stato finanziato dalla Fondazione Carispe, che è un ambulatorio mobile, quindi due volte alla settimana intercettano le persone anche da un punto di vista sanitario. Quindi l'accompagnamento educativo poi vuol dire
dire che queste persone si cerca anche poi di inserirli in percorsi di inclusione, che possono essere percorsi abitativi, che possono essere percorsi anche di sostegno e di sollievo per un periodo della giornata, quindi non solo le colazioni, ma fare in modo che magari rimangano più e non siano in strada. E metteremo degli armadietti nel territorio sparsi in modo che anche le cose delle persone abbiano comunque un loro spazio, quindi per non vederli in strada ma per vederli collocati magari in spazi che siano dei spazi che più vivibili anche per loro. Un progetto che pone la sua attenzione sugli ultimi, sui più emarginati, per cercare di dar loro gli strumenti per riprendere in mano le redini della propria vita. Il fatto che tante associazioni insieme alle istituzioni collaborano a questo vuol dire che alla Spezia c'è tanta generosità, c'è tanta voglia di fare bene e, come dico sempre, far del bene fa bene. Un cuore enorme dei nostri concittadini, al quale va il ringraziamento del Comune e il ringraziamento di tutti i nostri concittadini. Dopo il sindaco di Arcola, anche quello di Castelnuovo Magra ha dato la sua disponibilità di interessarsi dei 10 punti contenuti nel manifesto per la sanità locale e ha dichiarato che anche altri primi cittadini stanno sottoscrivendo una richiesta di convocazione della conferenza dei sindaci dell'ASL 5 da inviare al sindaco della Spezia Peracchini. Questo è uno dei principali aspetti emersi durante l'incontro con la cittadinanza svoltosi sabato a Castelnuovo Magra nell'ambito delle iniziative di informazione e discussione messe in atto dai promotori del manifesto per la sanità locale. Parliamo sempre di sanità. Prosegue il calendario di incontri nell'ambito del tavolo tecnico istituzionale sulle problematiche del nuovo ospedale Felettino e sulla sanità spezzina istituita a gennaio tra Comune della Spezia, ASL 5, CGL, CISL e UIL. Ieri mattina si è svolto a Palazzo Civico l'incontro sul tema liste d'attesa e internalizzazione. È stata l'occasione per fare il punto sul percorso intrapreso a partire dall'agosto 2018 ad oggi da parte della direzione sociosanitaria circa le iniziative di pianificazione territoriale per risolvere le problematiche della sanità spezzina, tra cui le liste di attesa, problematiche che verranno affrontate singolarmente nel corso di successivi incontri. Il prossimo appuntamento è fissato lunedì 11 marzo alle 10.30 a Palazzo Civico e verterà sul tema presa in carico e prenotazione diretta da parte dei medici di medicina generale. L'Emporio della Solidarietà e GOSP Giovane Orchestra Spezzina lanciano da oggi le proprie campagne di raccolta fondi online. Per 40 giorni è possibile contribuire con la propria donazione sulla piattaforma eppela.com. Al raggiungimento del 50% dell'obiettivo fissato, Fondazione Cari Spezia darà il proprio contributo raddoppiando quanto è stato raccolto. Scopriamo i due progetti, i due traguardi nel servizio di Elena Voltolini con le immagini di Sergio Diofili. La musica cambia la vita, è questo lo slogan che avete scelto per questa campagna di crowdfunding. Qual è lo scopo? Dunque, lo scopo è raccogliere 10.000 euro per acquistare strumenti musicali che la cooperativa dà in gestione in comodato d'uso gratuito ai ragazzi che frequentano l'orchestra. Abbiamo già una settantina di ragazzi che provengono da tutta la provincia, da case e famiglia dislocate in tutta la provincia e da centri di aggregazione cittadini. E abbiamo già iniziato da gennaio 2019 ad avere nuovi ragazzi che frequentano la nostra orchestra e quindi per noi è molto importante riuscire a raggiungere questo obiettivo in modo da ampliare il nostro parco strumenti. Ricordiamo brevemente che cos'è GOSP e perché è così importante. Certo, GOSP è un'orchestra, sì, GOSP è l'acronimo di Giovane Orchestra Spezzina, è un progetto nato per volere della Fondazione Cari Spezia nel 2013 e grazie a Fondazione e ai distretti sociosanitari della provincia della Spezia, di Val di Magra e Val di Vara, è diventata oramai una realtà importante, attraverso la quale ci proponiamo l'inclusione sociale. Un furgone usato, perché no, magari un furgone nuovo per l'Emporio della Solidarietà è l'obiettivo di questa campagna, un appello quindi per sostenervi. Sì, l'Emporio è una realtà che è andata avanti dal 2013 proprio grazie al cuore veramente generoso degli spezzini e quindi il mio appello, il nostro appello è proprio quello di chiedere loro di poter continuare a essere generosi e di sostenerci in questa avventura. Un furgone nuovo ci è necessario perché
tante persone vogliono donarci e prendono a cuore quella che è la nostra causa, diciamo così, e quindi ci donano magari generi alimentari piuttosto che prodotti per l'igiene personale, piuttosto che pane fresco, alcuni panifici. Anzi, questa idea, oltre che essere richiestiva di quelle che sono le offerte per questa nuova macchina, questo nuovo veicolo, vuole anche essere promotiva per far capire che magari chi ha un po' di cuore e può dare ancora di qualcosa che può essere utile per l'Emporio, a noi serve, perché tutto concorre alla carità e al bene di chi poi viene, e almeno per il cibo non deve avere il pensiero di non avere qualcosa sulla tavola per nutrirsi, insomma. Quindi diventa per noi motivo di promozione e di lancio. Diamo anche qualche numero sull'Emporio, quante sono le persone che vengono aiutate? Sì, abbiamo fino a quest'anno, cioè al 2018, quindi a dicembre, nei 5 anni da qui, nel tempo in cui è stato aperto, 14.000 le persone aiutate. L'anno scorso, nel 2018, 4.000 le persone che hanno fatto un nuovo accesso per chiedere aiuto. Quindi sosteneteci, aiutateci, e ne contiamo su di voi. Sono appena giunte in redazione le parole del sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, che riferisce sugli esiti della relazione della Commissione per la verifica delle procedure amministrative e sui provvedimenti conseguenti nel settore cultura. Dalle verifiche che correttamente si sono focalizzate sulla mostra Bianconi e sulla mostra Bellani, afferma Peracchini, anche rispondendo alle richieste di chiarimento che la minoranza aveva formulato sia direttamente all'amministrazione sia a mezzo stampa, si sono riscontrate, per quanto riguarda la funzione dirigenziale, la generale inadeguatezza degli atti amministrativi a corredo dei due eventi, e le modalità improntate di fatto ad una informalità operativa hanno reso difficile il compito di verifica e di valutazione della Commissione, non essendo stato possibile tra l'altro individuare il confine delle competenze tra ruolo assessorile e ruolo dirigenziale. Ciò è evidente in particolare nella donazione dei cataloghi e, continua il sindaco, cito testualmente dalla relazione, in quanto la formale accettazione della donazione da parte della Giunta, così come previsto dalla legge, avrebbe consentito di valutare con obiettività in sede di approvazione le eventuali incongruenze. Da quanto emerso dalle audizioni, la prassi da considerare, di considerare le donazioni dei cataloghi donazioni di modico valore senza la prevista e formale accettazione delle stesse da parte della giunta comunale, già dichiarata in uso nelle precedenti amministrazioni comunali e reiterata anche in questa occasione, ha indotto infatti sia l'assessore che la dirigente a ritenere che non fosse necessaria. Per quanto riguarda la parte assessorile, prosegue, io sindaco, cito testualmente dalla relazione, non appaiono ricorrere le cause di inconvertibilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo 39 del 2013, oggetto di controllo e verifica da parte del responsabile della prevenzione della corruzione, e che riguardano gli incarichi amministrativi di vertice, di incarichi dirigenziali e di responsabilità interni ed esterni nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, e neppure l'articolo 63 del TUEL, in quanto il Comune non ha appaltato alcunché né all'associazione Startè né alla società Brain SRL. Emerge quindi dalla relazione una necessaria e completa riorganizzazione del settore cultura, già prevista dalla riorganizzazione generale del Comune della Spezia, in corso di attuazione, con inserimento dello stesso all'interno di uno specifico dipartimento, e perciò trattengo la delega alla cultura ad interim fino alla completa riorganizzazione. Inoltre, non essendo, conclude il sindaco, emersi fatti o atti che rendono incompatibile il comportamento pubblico dell'assessore, poiché non sono emersi rilievi di natura economica, pur richiamando l'assessore al rigido rispetto della separazione dei ruoli politico e imprenditoriale, al fine di evitare anche solo potenziali conflitti di interessi, pur animati da spirito di liberalità nei confronti della comunità e senza oneri per la città, gli confermo le deleghe al turismo, toponomastica, gemellaggi, cooperazione internazionale e promozione della città. Naturalmente non è nominato qui nella nota, ma stiamo parlando dell'assessore Paolo Asti.
Andiamo avanti con le notizie dell'edizione di questa sera. Alle 12 di oggi sono state 2030 le domande presentate in Liguria per poter andare in pensione usufruendo della cosiddetta quota 100. A fornire il dato è il vice premier Matteo Salvini. In provincia di Genova le domande sono state 1065, in quella di Imperia 306, in quella della Spezia 238, in quella di Savona 421. Disagi questa mattina per chi si è recato all'INPS di Sarzana a causa di una improvvisa interruzione di energia elettrica da parte del gestore. Gli uffici hanno dovuto chiudere in anticipo. La direzione si scusa con gli utenti per il disservizio. Con il nuovo sistema OpenScope, i produttori, gli importatori e chi vende con il proprio marchio apparecchiature elettriche ed elettroniche ha l'obbligo di organizzare e finanziare il sistema di raccolta dei rifiuti che derivano dai prodotti immessi sul mercato nazionale. In merito, Confartigianato La Spezia ha organizzato un seminario per i suoi associati. I dettagli sono nel servizio di Chiara Alfonsetti con le immagini di Daniele Rabuazzo. Sono cambiate le normative per gli artigiani e le piccole imprese per il conferimento dei rifiuti elettrici ed elettronici, conosciuti meglio come RAE. In merito, Confartigianato ha organizzato un seminario di approfondimento per i suoi associati. Se stiamo parlando di un'attività che produce suoi rifiuti, l'attività è tipicamente legata a come gestire e smaltire i propri rifiuti. Se invece l'artigiano lavora su apparecchi che ritira a seguito della sua attività professionale presso dei privati, quindi delle famiglie, dei cittadini, delle case, in questo caso gli apparecchi rimangono di natura domestica e possono essere conferiti sia al servizio pubblico di raccolta rifiuti, sia eventualmente al negoziante che li dovesse vendere nello scambio uno contro uno. Confartigianato ha il polso della situazione, accoglie e assiste i suoi associati. Gli artigiani chiedono norme semplici, chiare e facili a cui adempiere in maniera facile, veloce. Ecco. Non vogliono, questo non significa che non vogliano adempiere alla normativa, ma è interesse di tutti, cittadini, imprese, che la norma sia semplice e sia facilmente applicabile, ecco, per evitare anche poi difficoltà di interpretazione, difficoltà di errori magari di applicazione e contenziosi poi con la pubblica amministrazione e con gli organi di vigilanza. Come funzionano i centri di raccolta per le imprese? Dunque, noi abbiamo sulla città della Spezia due impianti, che sono il centro di raccolta di Stagnoni, che è dedicato alle aziende, quindi imprese e rivenditori, che possono portare tranquillamente i RAE qualsiasi giorno, da lunedì al sabato. Noi siamo aperti sia mattina che pomeriggio, dalle ore 7 alle ore 12 e dalle 13.30 alle 16. Ora parliamo di trasporti, perché è sempre più in crescita. Nel mese di gennaio 2019 la customer satisfaction delle persone che ogni giorno utilizzano i treni regionali di Trenitalia per motivi di lavoro, studio e turismo. La soddisfazione rilevata in Liguria per il viaggio nel suo complesso è dell'83,1%, in crescita del 4,4% rispetto allo stesso mese del 2018 e al 5,37% rispetto al 2017. Sono i risultati dell'ultima indagine demoscopica fatta da una società esterna che ha chiesto alle persone viaggianti sui treni regionali di Trenitalia di indicare il proprio grado, appunto, di soddisfazione. La Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana continua nella sua opera di vicinanza agli operatori del turismo. Questa volta lo ha fatto con un convegno intitolato Bitcoin e Blockchain, argomenti alla moda o strumenti indispensabili per il futuro, organizzato ieri presso la nostra sala conferenze. Ce ne parla Italo Lunghi. Ecco Presidente, oggi un incontro della vostra banca con i commercialisti del nostro territorio per parlare di un tema, i Bitcoin. Come mai questo incontro? Allora, innanzitutto un incontro che noi abbiamo voluto promuovere perché di recente abbiamo aperto una filiale qui alla Spezia, e perché
consideriamo questo territorio molto promettente e ci investiamo con molto piacere. Questo incontro è un incontro di Bitcoin, appunto, è un incontro d'attualità, l'oggetto dell'argomento è di interesse pubblico, tutti i media ne parlano, per cui abbiamo voluto coinvolgere i professionisti per fare con loro una chiacchierata, per sciogliere qualche dubbio che anche noi abbiamo su questo argomento. Devo dire che è venuto un bel incontro, interessante, si è sviluppato in maniera molto lineare e ho avuto anche dei riscontri dai professionisti molto positivi, per cui possiamo dire che il primo incontro è andato bene e noi ci organizzeremo da subito per farne altri. Una riflessione, uno studio possiamo dirlo, sui Bitcoin, ma che cosa sono in realtà? Bitcoin è uno strumento digitale creato nel 2009 da un anonimo genio noto con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto. Spesso gli esperti di finanza ne parlano come di moneta e persino come di criptomoneta. In realtà il loro valore è troppo variabile nel breve periodo per essere utilizzati con questa funzione e ancora passerà molto tempo prima che ci si possa comunemente comprare i panini. Oggi li potremmo considerare ancora come oro, ma digitale. Un tema complesso che presenta anche dei rischi, però. Sì, è vero, è un'innovazione che riguarda il sistema bancario e non solo. Quindi è bene che se ne sappia di più anche a livello dei rapporti familiari, come dire, i genitori che magari non appartengono alla cultura della rete, del web, è bene che conoscano che i propri figli possano avere interesse a questo strumento finanziario. Quindi bisogna in qualche modo che il rischio sia davvero contenuto e che sia controllato attraverso al massimo piccole operazioni, insomma, quindi è bene che di questa cosa se ne valutino questi effetti. È utile avere comunque dei consulenti che aiutino? È utilissimo, è una materia che si sta studiando sotto tanti profili, quindi bisogna evitare che divenga una moda, tutti si dicano esperti, che la conoscano e che sappiano farci tutto, non è così, ecco, quindi è un rischio di questo tipo, bisogna avvicinarsi al problema con cautela, senza demonizzare nulla, ma nel contempo bisogna essere consapevoli di tutte le implicazioni. La sede di Sarzana dell'autorità di bacino interregionale del Magra verrà mantenuta e sarà pienamente operativa in materia di difesa del suolo e tutela delle acque del Magra. E questo è il risultato dell'accordo siglato tra Regione Liguria e l'autorità di bacino dell'Appennino settentrionale per lo svolgimento di attività di interesse comune in materia di difesa del suolo e tutela delle acque. Grazie a questo accordo siglato con l'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, sottolinea l'assessore regionale alla difesa del suolo Giacomo Gianpedrone, e svolgeremo attività di interesse comune in materia di difesa del suolo in collaborazione in un territorio molto delicato come quello del bacino del Magra, che necessita di un monitoraggio costante. La direzione strategica, la struttura professioni sanitarie e tutta l'ASL 5 sono addolorate vicino alla famiglia di Mara Descalzi, operatrice sociosanitaria, per il grave lutto che l'ha colpito, ricordando la donna come una persona che si era fatta stimare per la dolcezza e la grande competenza sul posto di lavoro. L'amministrazione comunale di Porto Venere rende noto che il 5 marzo alle 17 presso la sala del Consiglio Comunale verrà organizzata una riunione aperta a tutti gli operatori turistici in cui saranno presentate le modalità operative per la gestione della tassa di soggiorno e il regolamento adottato. Il Comune ricorda che la nuova imposta partirà dal 1 aprile. In occasione della mostra Carneval, Carnevale nello Spezzino tra 800 e 900, visitabile fino a domenica 24 marzo, il Museo Etnografico propone venerdì 1 marzo alle 17 la conferenza di Giuliana Zucchini del Santo, intitolata La Contessa di Castiglione, Les Tableaux Vivants et les Bals Travestis. Il Comune di Castelnuovo Magra ha organizzato per venerdì 1 marzo alle 17.30 presso la Biblioteca Civica Ferrari, in via della Pace a Molicciara, la presentazione del libro di Riccardo Canesi intitolato La città da cantare, con la prefazione di Mogol, edito da Tarca. Il libro tratta il legame tra le canzoni e le città italiane. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.
Un ritiro spirituale promosso dall'Azione Cattolica per questo fine settimana presso il monastero benedettino di Castellazzo. Sarà Don Antonio Mastrantuono, vice assistente nazionale dell'Azione Cattolica, a guidare le riflessioni. Vediamo il servizio di Italo Lunghi. Elena, sabato e domenica prossima una proposta dell'Azione Cattolica per i fedeli della nostra diocesi. Che cosa succede? Allora, succede che ci ritiriamo al monastero di Castellazzo, dove ci accolgono le nostre sorelle monache, per un momento di silenzio e di riflessione personale. Questo per staccare la spina da tutti gli impegni quotidiani che abbiamo, che siano la famiglia, il lavoro e anche tutte le attività parrocchiali che ci vedono impegnati, per poter ricaricarci spiritualmente. Un giorno e mezzo, diciamo così, di riflessione e di preghiera che partirà dal sabato mattina. Chi sarà l'animatore di questo momento? Allora, noi abbiamo chiesto aiuto a Don Antonio Mastrantuono, il vice assistente nazionale dell'Azione Cattolica, una persona, come dire, preparata a condurre ritiri spirituali, che soprattutto ci dedica il tempo necessario. Soprattutto in un momento in cui i parroci sono super impegnati all'interno delle parrocchie, e quindi per non togliere loro tempo ai vari impegni parrocchiali, ci facciamo aiutare da un assistente che arriva da fuori e a questo punto ci può dare anche uno sguardo un po' più allargato sulla realtà ecclesiale. Ecco. Un tema significativo che poi è quello che conduce l'intero anno pastorale dell'Azione Cattolica. E di una sola cosa c'è bisogno, ognuno avrà la sua, non sta a me a dire quale. Ci facciamo aiutare da Don Antonio con tre meditazioni, due nella giornata di sabato, una alla domenica mattina. Sarà lui a farci le domande e a illuminarci un po', a noi il compito di ricavare questo spazio di silenzio e di preghiera, per provare, insomma, a metterci un po' in discussione, in ascolto. Per partecipare è necessario prenotarsi? Allora, chi desidera poter dormire su al monastero, è fondamentale la comunicazione entro giovedì mattina, per poter vedere se ci sono ancora posti disponibili. E allo stesso modo chiediamo anche a chi vuole condividere il pranzo, la cena con noi, di farcelo sapere entro giovedì, per poter permettere l'accoglienza di tutti quanti. Un approfondimento su questo tema andrà in onda questa sera nel corso di Essere Chiesa Oggi. Andiamo avanti con le notizie. Sabato 2 marzo alle 16.30 alla Sala Dante la Società dei Concerti e il Lions Club La Spezia presenteranno il concerto Film Music, le più belle colonne sonore, eseguito dal Magnasco Movie Quartet, composto da Andrea Cardinale al violino, Gianluca Campi alla fisarmonica, Francesco Gardella al clarinetto e al sax e Alessandro Magnasco al pianoforte. Il concerto presenterà un vasto repertorio di musiche da film scelte tra le più famose colonne sonore. Ognuna sarà preceduta da una breve introduzione riguardante non solo la pellicola per cui è stata ideata, ma anche alcuni aneddoti sui compositori. E sabato scorso si è svolto il tradizionale carnevale a Ceparana, organizzato dalla locale Pro Loco I Due Fiumi. La manifestazione ha portato in piazza Europa molte famiglie per festeggiare con carri allegorici, baby dance e altri giochi della tradizione il carnevale del 2019. La manifestazione si è conclusa con la pentolaccia, un momento molto apprezzato dai bambini presenti. La sezione arcolana dell'Avis chiama a raccolta i suoi soci venerdì 1 marzo alle 10.30 nei locali della Sala Polivalente in piazza 2 giugno al Ponte di Arcola. L'ordine del giorno prevede una parte straordinaria dell'Assemblea per la lettura e l'approvazione e adeguamento statuto alla nuova normativa per il terzo settore. E sono disponibili ancora pochi posti per la prima edizione del corso di cucina base. Le lezioni, che avranno inizio martedì 12 marzo, si svolgeranno all'osteria numero 20 di Via Gioberti alla Spezia di Cesare Biggi. Verranno dedicate lezioni agli antipasti, ai primi e ai secondi, con esempi di piatti sia di mare che di terra. Il docente sarà lo chef Jacopo Lecci. Chi fosse interessato all'iscrizione può contattare la segreteria della Confcommercio della Spezia.
E venerdì 1 marzo alle 21.15 inizierà l'Istituto Tecnico Nautico di Viale Italia alla Spezia il corso di astronomia di base 2019. È un corso adatto a tutti, destinato a chi vuole iniziare un proprio percorso di astronomia e anche a chi vuole approfondire i temi, a chi non ha mai osservato il cielo, a chi vuole partecipare personalmente all'attività di divulgazione, didattica e ricerca astronomica. Per vedere tutte le altre attività dell'IRAS, oltre ai corsi, si può consultare il sito web www.astronomiadigitale.com/IRAS. E siamo allo sport, domani giornata di calcio perché al Picco si disputerà il settimo turno del girone di ritorno che vedrà gli Aquilotti di Scena contro il Livorno, guidato da mister Breda. Sentiamo in proposito mister Marino. Mister, questo Livorno è in fase positiva, ha trovato una dimensione molto diversa da quello che avete incontrato all'andata. Che partita si aspetta? Forse anche una squadra che in trasferta riesce, come dire, a evitare di far giocare le squadre un po' sbarazzine come lo Spezia, insomma. No, è una squadra molto abbastanza aggressiva, fanno un pressing abbastanza alto perché hanno in pratica tre attaccanti che cercano di aggredire sistematicamente sui portatori di palla, hanno due esterni che spingono molto e sappiamo bene che vive un momento di, diciamo così, a parte Lecce, è stata, cioè nelle ultime 10 ha perso solo a Lecce, per cui sappiamo che vivono un momento di grande condizione, però noi, ripeto, ma noi non ci possono intaccare queste due partite, queste due sconfitte, perché ripeto, in parte le prestazioni ci sono state e ripeto, può capitare che qualche volta si può anche sbagliare, ma bisogna essere consapevoli della nostra forza, di quello che abbiamo dimostrato. Valgono più diciamo gli ultimi periodi, gli ultimi mesi, che non due partite, quindi non si può cancellare quello che è stato fatto nella nostra mente, quindi avere sempre la consapevolezza e le nostre certezze che ci hanno fatto arrivare, diciamo, a esprimerci su buoni livelli, e quello è quello cosa dobbiamo fare domani. Dobbiamo fare la nostra partita senza ansie particolari, ma giocare, perché chiaramente l'ansia per come giochiamo noi non porta da nessuna parte, che abbiamo dimostrato che quando riusciamo a giocare palla a terra, a fare i movimenti che noi abbiamo sempre fatto, arriviamo sempre a concludere qualcosa, nel senso arriviamo sulla linea di fondo, arriviamo al tiro, arriviamo a creare. Questo è quello che dobbiamo fare, senza pressioni particolari, dobbiamo chiaramente pensare a fare e a prepararla con tutte le attenzioni che si devono fare e che, ripeto, come ho detto a fine partita, questo episodio negativo di Carpi ci possa servire come un'esperienza che se è negativa la dobbiamo trasformare in positività, ecco, perché si impara a volte dagli errori che si fanno. Così mister Marino, ora siamo in chiusura con le previsioni meteo per la giornata di domani. Buone notizie perché sarà sereno su tutta la regione e la ventilazione sarà debole. Umidità su valori medi, venti calmi o deboli di direzione variabile, regime di brezza lungo le coste. Temperature che saranno comprese tra una minima di 10 e una massima di 17 gradi. Con il meteo è tutto per l'edizione di questa sera. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo una felice serata. Arrivederci.